partita sicuramente interessante e difficile. Ci possono comunque prendere delle sfumature interessanti anche dalle due partite in Coppa che abbiamo giocato, perché la sostanza delle due squadre, cioè quindi la base è quella. C'era un sostanziale equilibrio, penso che tutte e due squadre strada facendo sono cresciute parecchio, molto, hanno conosciuto la categoria e si stanno tutte e due comportando bene, quindi da questo punto di vista prevedo molto equilibrio, probabilmente una partita che sarà decisa nei dettagli, nei duelli che si creeranno, nelle piccole sfumature di quello che sarà la struttura di gioco. Potrebbe scaturire una partita simile a quella con Pontedera e Arzachena, anche per la disposizione tattica, quindi magari decisa da un episodio e vinta attraverso la pazienza e anche il cinismo. Sì, sono d'accordo, perché si affrontano due squadre che comunque adottano dei sistemi simili, se non uguali, quindi per forza di cose ci saranno dei duelli che possono decidere la partita e anche delle intuizioni singole, individuali, nell'arco dei 90 minuti, quindi sarà una partita veramente equilibrata da questo punto di vista. Può essere un po', diciamo, una trappola, nel senso che dopo aver affrontato la capolista, quindi sono partite dove la concentrazione, insomma, arriva da sola, c'è il rischio magari di un piccolo calo? Non penso sinceramente, perché non penso, perché semplicemente perché è una partita di per sé importante. Bolzano sta facendo molto bene, quindi è una squadra che non ha mai perso in trasferta, quindi ci sono tutti i motivi per fare una prestazione a livello. Non penso che comunque la partita di Arezzo ci ha lasciato una consapevolezza come bisogna giocare le partite di calcio, e questo ce lo portiamo dietro come base, e poi ogni partita va letta in una maniera ben definita, in senso, nel contesto in cui ci sarà, perché ogni partita è una storia a sé, come saranno altre 5 che andremo a affrontare nei prossimi 20 giorni, quindi sarà sicuramente una partita interessante da questo punto di vista, e penso che noi siamo pronti. E altre due considerazioni, in realtà una mi ha già praticamente risposto sul discorso Bertoni-Fietta. Io credo che Bertoni sia molto bravo con la palla e Fietta molto bravo senza, quindi magari questo tipo di compensazione può servire alla squadra, no? Anche nei movimenti per come gestirsi. Fondamentalmente noi dall'inizio della stagione insieme, per tutta una serie di motivi, praticamente non abbiamo mai visti, sì. C'è magari la curiosità proprio di vederli affiancati. Sono d'accordo, perché c'è stato solo una ventina di minuti con la Provercelli in casa, sostanzialmente. Nella nostra idea del centrocampo è chiaro che sono due giocatori che abbinano le proprie qualità in maniera ideale, e quindi danno un sostanziale equilibrio alla squadra. È chiaro che le caratteristiche di Bertoni sono più di un costruttore di gioco, uno che può magari spaccare la partita tra le virgolette con le verticalizzazioni, con i suoi tempi di gioco, è uno che dà un senso a quello che è l'armonia del collettivo, e insieme a Fietta comunque può diventare una coppia di centrocampo che a noi può diventare utile da questo punto di vista. Però attenzione, ripeto, alla duttilità di Bertoni anche senza palla, perché ripeto, è uno che per i metri percorsi è il migliore della nostra squadra e anche per i palloni recuperati, quindi è un po' sottovalutato secondo me da questo punto di vista in generale, ecco, un giocatore invece che ha molta sostanza.